detto lo confermerà. Tu vedrai la sua gloria scendere, la sua unzione ungere il tuo capo, la tua bocca, le tue mani. Appartieni a Lui, tu vedrai la risposta arriverà, il Signore opererà, ciò che Lui ha detto lo confermerà, tu vedrai la sua gloria scendere, la sua unzione ungere, il tuo capo, la tua bocca, le tue mani, tu vedrai. Alleluia, bene. Alleluia, grazie, alleluia. Grazie, ti adoriamo, Gesù. Ti adoriamo e ti benediciamo, Signore. Amen. La lode e la gloria. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Cantico 77. Alleluia. Grazie, Signore. Gloria a Dio. Tu hai dato a me la tua pace, quella pace che il mondo Aleluya, aleluya.
Alleluia, alleluia, alleluia. La vita che ci dà il Signore non ce la può dare nessun altro. Amen. Comprata a caro prezzo sulla croce, e noi siamo grati e riconoscenti. Amen. Allora cantiamo un altro cantico, poi 80. 80. Viva la tua fiamma che risplenda nella notte, il Signore sta arrivando, la fatica finirà. Oltre a te, no, tu non devi rinunciare. Oltre a te, no, perché la alzarci in piedi, ti adoriamo Signore. Questa mattina è un onore stare davanti a te in mezzo a questa confusione generalizzata. C'è un popolo anche questa mattina che ti adora. Amen. È il popolo di Dio sparso nel mondo intero. Grazie, il quale ha fatto come capo Cristo, il Re dei Re, Signore dei Signori. Benedici la vita nostra e benedici coloro che sono vicini e lontani. Signore, possa lo Spirito Santo rompere ogni catena, ogni amaritudine, ogni malattia nel nome di Gesù, secondo la Tua benignità. Signore, la Tua gloria scenda, Signore, mentre stiamo guardando in Medio Oriente, c'è guerra, ma in te c'è la pace, tu l'hai detto, io ho pace che il mondo non dà, e noi ti ringraziamo stamane. Benedici quanti stanno arrivando, quanti non potranno venire, Signore, raggiungili con la tua grazia. Signore, la tua parola ancora stamattina sia necessaria e precisa per il nostro bisogno di questa mattina. Manda questo cibo dal cielo su di noi. Signore, ascoltaci mentre stiamo qui, magari preghiere anche silenziose o preghiere pubbliche, tutto davanti a te nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. 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 Gloria a Dio. Un altro cantico, carissimi. Un altro cantico. Siamo 105. Same.
che l'amo, fa che io ascolti le sue parole, apri miei occhi, ti prego, Signore. Apri i miei occhi, Signore. Gloria a Dio. Vogliamo dire, Signore, apri i nostri occhi stamattina. Amen. Per vedere la tua grazia, benedetto il nome del Signore. 107, vogliamo cantare, un vaso per te. Noi siamo dei vasi nelle mani del vasaio. Possa il Signore stamattina dargli un altro colpettino positivo. Eh? Alleluia. Un'altra aggiustatina. 107. Oppure che lo sfasci completamente, ne faccio un altro di vaso. Se lo azzera e ne fa un altro, come dice fratello la sua volontà, Signore. La sua volontà sia fatta. Amen. Potete accomodarvi, carissimi. Padre Santo, ti ringraziamo. Grazie, Gesù. Qualcuno che vuole fare una preghiera? Amen. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Ti adoriamo, ti adoriamo, ti adoriamo, ti adoriamo, ti adoriamo. Ti benediciamo, Signore. Te la lode, la gloria e l'onore. Gloria a Gesù, gloria a Dio, Padre Celeste. Ora gloria a te, Signore, gloria a Dio. Amén. Gracias. Madre Dios, Señor, te vuelvo a ringraciar, Padre Santo. Gracias. Porque aunque hoy, Señor, había habido tu misericordia sobre mi vida, Señor, y me has resvellado, Señor, hoy para estar aquí reunida encima de mis fratelli, Señor, per glorificare il tuo santo nome, Señor, porque tú sei degno, Señor, de ogni lode, de ogni adoración y de ogni alabanza, Padre. Voglio ringraziarti per la vita dei miei fratelli, Signor, a onde questo fratello, Signor, che è venuto già parecchie volte in questa chiesa, Signor, le vogliamo dare il benvenuto ogni volta che viene, Signor, con un cuore, amen, Signor, puro amen, e sincero, Signor, amen, che come amen, dice la tua parola, che quanto è bello, Signore, essere riuniti, Signore, nella tua casa, Signor. Gloria a Dio. Aún, Señor, te voglio benedire e te voglio ringraziare, Señor, per ogni fratelli che ci ascoltano nella rede, Signor. Te voglio ringraziare, Signor, per le nostre famiglie, Padre Santo, per gloria la casa, Signor, per la tua parola, Signor, che oggi hai
depositata nella bocca di chi porterà il messaggio, Signore. Vogliamo benedire già questa parola, Signore, che arriva al nostro cuore, Signore, come una freccia, Signore, che restauri la nostra vita, la nostra mente, Signore, e possiamo essere, Signore, come ha detto questo cantico, Signore, un vaso nuovo, Signore, nelle tue mani, Padre Santo, per essere usato ogni volta, Signore, per la tua opera. Te voglio ringraziare nel poderoso nome di Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Grazie, Amen. Signore. Amen. Grazie, Amen. Gesù. Gloria a Dio. C'è un cantico che abbiamo cantato poco, ma è bello. 134, siamo riuniti tutti qui per adorare il nome del Signore. 134. Pace a tutti. Amato Dio, anch'io questa mattina voglio ringraziarti, perché come dice il canto, siamo riuniti tutti qua per adorare il tuo nome, Signore. Amen. Grazie a te, Signore, perché sappiamo che tu sei il re dei re, Signore. Voglio ancora ringraziarti, Signore, perché ogni giorno che passa della nostra vita tu ci benedici. Amen. Non ci fai mai mancare, Signore, nulla.
benedico anche mia moglie, benedico anche tutti i nostri fratelli qua presenti, gloria a Dio. E benedico anche il mio lavoro, Signore, perché grazie a Dio ancora lavoriamo. Amen. Amen. Signore, voglio dirti ancora grazie perché tu sei un Dio buono. Signore, benedici anche mia nipote, lo ripeto, mia nipote Consuelo, che so che la devono rioperare un'altra volta in testa, però la devono operare mercoledì, però è stato tutto rimandato, Signore. Non so per quale motivo, però sei tu, Signore, a toccare il suo cuore. Amen. Signore, voglio dirti ancora grazie, Signore, perché tu sei un Dio buono, un Dio grande. Amen. Grazie, Signore. Grazie per tutto quello che dai e continua a darci. Benedice anche i nostri fratelli, la nostra famiglia. Amen. Oh, sì, Signore. E tutti quelli che ci seguono. Grazie, amen. Signore. Nel nome di Gesù. Amen. 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 Grazie a Dio. Salutiamo naturalmente quanti ci stanno seguendo anche nel web. C'è la sorella Dunia, pensavo che era qui, invece non è potuta venire, ci segue adesso, ha mandato i saluti ed altri. Amen, pace sorella Dunia. Ecco, noi salutiamo tutti nell'amore del Signore, Dio vi benedica, e siamo fiduciosi che il Signore ci aiuterà giorno per giorno. Amen. Non è un modo di tristezza, ma il nostro occhio, biblicamente parlando, è anche sul Medio Oriente. Chi conosce la scrittura sa molto bene che è lì che si manifesterà la fine dei tempi, e questi giorni c'è guerra. Noi vogliamo pregare, è vero? Noi vogliamo pregare per tutti lì, affinché il Signore possa mettere la sua pace. Allora cantiamo un altro cantico. Sorella Claudia? 121. Una grande gioia stamattina che è venuta, c'è la sorella Claudia e mi ha dato una grande gioia, mi sono commosso, perché ci vogliamo bene tanti anni. Pace. Una certa età, allora si diventa teneri almeno. 121. Perché già sono fratelli proprio. 121. Sei un pezzo del cuore. L'amore tuo mi meraviglia, mi meraviglia. Yeah.
Alleluia! L'amore tuo mi meraviglia. Grazie, non c'è altra cosa che ci meraviglia, eh? Ti ringraziamo. O ci stupisce se non la natura, che bello. Stamattina sul balconcino c'erano tanti uccellini. Belli. Che cantavano. E ho detto, non è che sono San Francesco, no. Ho detto, ma sono creature del cielo e sono allegri. Gli uccellini che il Signore ha creato. Ma anche noi stamattina diamo gloria a Dio, è vero? Amen. Sono contento, ti abbraccio, fratello Nicola, che aveva qualche problema alla gamba, forse doveva essere operato, ma pare con l'infiltrazione va un pochino meglio. Gloria, e diamo gloria a Dio per questo. Amen. Ecco. Amen. Chi vuole ringraziare il Signore stamane? Prego. Coraggio. Chi vuole ringraziare il Signore? Chi vuole dare gloria a Dio? Guardate che se non lo fate poi ve ne andate a casa avviliti, eh? Diceva il nostro pastore. Gloria a Dio. Amen, amen. Prego, qualcuno. Gloria a Dio. Ci sono le finestre aperte comunque, sorella Francesca, le finestre sono aperte tutte e due, quindi già fa circolaria. C'è qualcuno? Amen. Gloria a te, Signore. Grazie, Signore. Claudia, eccola qui, dai. Ringrazio il Signore questa mattina per come è sempre vicino a noi, per come ci guida. Come diceva il cantico, l'amore del Signore mi meraviglia. Amen. Anche perché molto spesso sbagliamo. Amen. E comunque il Signore ci ama. Gloria, e comunque ci sostiene, comunque ci dà la forza ad andare avanti. Io ringrazio il Signore perché è fedele. Perché ogni giorno una grazia ci fa. Amen. Il Signore sia lodato. Amen. Gloria a Dio. Ringrazio il Signore per la sorella Claudia che sta portando un peso molto grande, Dio sa, ma il Signore gli dia la forza. Amen. Ti dia tanta forza, sorella Claudia, per portare questo peso che hai insieme a fratello François. Non ti nascondo che ti penso spesso e compartecipiamo questa situazione con te, quindi sono contento stamattina che sei qui, lo ripeto. Amen. Grazie Gesù. Vogliamo cantare Amen il 12, perché noi siamo allegri stasera. Amen. Stamattina non è che siamo tristi, no neanche per nulla. Pastore? Sì. Allora c'è Cristian che guarda i bambini. Il nostro Cristian, sì, diamo la precedenza ai giovani noi, eh? Sì. Amen. Che cantico allora? Numero? Vogliamo cantarlo, dovrebbe essere. Che numero? Qua giù. 149, grazie sorella. Sì, 149. Neanche mi ha aperto più. Anche i giovani qui, potete chiamare i cantici. I giovani, i bambini. Sì. Christian non è giovane, è un nigno. Dio ha fatto cose splendide per noi e noi siamo nella gioia. Dio ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Tanto grandi, più del cielo su di noi, e ora siamo nella gioia.
sua grazia perché so che non meritavo nulla. Così giorno dopo giorno salirò verso il cielo e la sua gloria, e con gli occhi della fede sono lì che contemplo il suo splendore. Mi è bastato solamente dirgli sì ed arrendermi al suo amore. Dio ha fatto meraviglie per noi e noi siamo nella gioia. Ora vivo veramente grazie a Lui. Amen, amen. Perché Lui è la mia gioia. Sono suo figlio, erede dell'eternità. La mia vita gli appartiene. E nessuno al mondo mi separerà da colui che mi vuol bene, perché ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Alleluia, alleluia, alleluia. È un cantico che magari molti non comprendono. Bravo Cristo. Dice, come si fa a stare nella gioia quando va tutto male? Si era iniziato un anno e mezzo fa, forse circa, tutto bene, ce la faremo. Poi invece è andato giù tutto, ma non è che noi siamo meglio degli altri, per carità, ma abbiamo compreso che in Gesù abbiamo tutto. Amen. In Gesù abbiamo tutto. Alleluia. Amen. Amen. E quindi questo è un passaggio storico difficile, ma Lui è con noi. Grazie sarà Gesù. Con noi. A Dio sia la gloria. Amen. C'è qualcuno che vuole ringraziare il Signore ancora? Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Santo sei Signore, santo sei Signore. Santo Gesù. Gloria a Dio. Amen. Io vorrei ringraziare il Signore per la vita di mia sorella Elisabetta, che ogni mattina la domenica arriva un po', che sempre dice che ha problemi, che non ce la fa, che è un po' nervosa. Però insieme abbiamo optato per una strategia per confondere al nemico, e la mattina sempre lei viene presto, prende il microfono e cominciamo a lodare al Signore. Amen. A pregare. Amen. E voglio ringraziare il Signore perché mi dà gioia vederla così, che riempie il mio cuore, tutta sorridente, serena, e solo questo lo può fare il Signore, e voglio ringraziare il Signore per questo. Amen. Grazie a Gesù. Amen. 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 Ce grazie la farai piano piano nel nome di Gesù. Gloria a Dio. Grazie Signore. Glorioso eri Signore. Amen. Ti adoriamo. Alleluia. 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 Grazie Signore. Adoriamolo Gesù. Gloria a Dio. Ti adoriamo Padre Santo. Gloria a te Signore. Meraviglioso Signore. Grazie Signore. Sei glorioso Gesù. Prezioso. Prezioso Gesù. Grazie Gesù. Prezioso Gesù, Re del Signore dei Signori, gloria a Dio, Gesù. Possiamo Amen. Cantare il numero 11? Amen, numero 11, cantiamo.
Grazie, Signore. Osanna, Osanna all'Altissimo. Osanna, Osanna, Osanna all'Altissimo. Innalziamo il Signore con le lodi del cuore. Esaltiamo il Signore Dio. Osanna all'Altissimo. Gloria, gloria, gloria al Re dei Re. Gloria, gloria, gloria al Re dei Re. Innalziamo il Signore con le lodi del cuore. Esaltiamo Signore Dio, Osanna all'Altissimo. Alleluia, Osanna all'Altissimo. Re, Signore, gloria a Gesù. Grazie Gesù. Cantiamo il 25, prego. No. 148, sì. Nostro grande amico, amico di François, che è di nuovo con noi stamattina, siamo contenti. Pace, pace carissimo. 148. Sì, cantiamo. Alleluia. Grazie Signore. Totale viene dal Signore. Allora, erano tanti anni fa, quando a volte capitava che nei culti c'era un tirare un pochino, i fratelli giustamente andavano alla parola,
immediatamente, non aspettavano molto. E io voglio fare questo stamattina, dare subito spazio a fratello François, che viene qui. T'ho alzato i microfoni, perché tu sei più alto. Ho messi più alti. Vieni, vieni. Vogliamo dare spazio alla parola del Signore. Amen. Amen. Accomodiamoci. Grazie Gesù. Se qualcuno si domanda che fine ha fatto la giacca, perché un pastore senza giacca, l'ho prestata a una sorellina che ci aveva freddo stamattina, così l'ha indossata, almeno non ha più freddo e non se ne va per il freddo, giusto? Quindi se qualcuno dice senza giacca, non importa. Pure io ti voglio bene. Stamattina, sì, gli occhiali stanno qua sulla testa, la testa è sul collo, meno male, che a volte me la dimentico. Stamattina voglio ringraziare il Signore per l'invito di Giuseppe, per il pastore. Non vi nascondo che un po' d'emozione c'è, però stamattina siamo venuti gioiosi per ricevere qualcosa dal Signore, già abbiamo ricevuto, poi il mio cuore è un po' più palpitante stamattina perché c'è qui con me mia moglie. Noi viviamo insieme 24 ore al giorno, lavoriamo insieme, viviamo insieme, quindi ma è una cosa differente quando stai in chiesa, no? Ci dimentichiamo un po' degli affanni, delle problematiche giornaliere, perché questo è un luogo di ristoro, questo è un luogo di riposo. Non venire qua pensando di portare altri problemi. Io l'ho sempre detto, i problemi rimangono qua e non te li riportare a casa, perché tanto non servono a niente, servono solo a distrarci da quello che è la volontà del Signore. E poi sono contento perché c'è il mio amico Gaetano stamattina qua con me, con noi, la seconda volta che viene, non con me ma in questa chiesa. Domenica scorsa, grazie a Dio, è venuto nella chiesa dove io frequento vicino casa, e avrei tante cose da dire. Oggi è un giorno particolare, non solo perché chiamato a predicare la parola, anche se io non mi considero un pastore, anche se non ho ricevuto questa chiamata quando ero giovane, ma i tempi di Dio sono i tempi di Dio, lui sa quello che fa, quindi forse un po' di preparazione, forse è arrivato il momento, no? Non lo so, ma sono sicuro che il Signore, quando ci chiama a servirlo in qualsiasi momento, in qualsiasi età, anche all'età di Christian, che vi pensate che il Signore non può chiamare un bambino di 10 anni? Lui lo fa. Christian ha chiamato un bellissimo canto stamattina, grazie Christian. Io poi c'ho un debole per i bambini, non avendone avuti purtroppo. Ecco la sorella Giulia, grazie a Dio è arrivata in tempo, pace Giulia. Stavamo aspettando, io stavo aspettando che entrava Giulia per cominciare, quindi il Signore chiama anche i bambini, anzi soprattutto ci dice di essere come bambini, e con questa attitudine stamattina vogliamo rivolgerci alla parola di Dio, così, con un cuore come un bambino, perché così solamente possiamo ricevere qualcosa. È importante, è importante.
è molto importante. Ecco la sorella Francesca, pace Francesca. Stavano aspettando che, scusa, è giusto, è così. L'episodio della giacca, no? Che io ho prestato a Elisabetta perché c'aveva un po' freddo, mi fa ricordare un altro episodio prima di cominciare, un altro episodio di circa 2 anni fa, credo, o 2 anni e mezzo fa. Mi trovavo a visitare i carcerati del carcere di Civitavecchia, dove per un paio d'anni abbiamo evangelizzato questi prigionieri. E c'era un prigioniero che era inglese e non capiva naturalmente l'italiano, parlava solo inglese. Alla fine di questa riunione che abbiamo avuto insieme ad altri circa 20 prigionieri, io avevo una maglietta con un simbolo che rappresentava l'Associazione dei Militari Cristiani. Mi tolgo la maglietta e la regalo a questo ragazzo inglese che stava in carcere. E lui è rimasto a bocca aperta, come per dire, ma che fai? Io sotto avevo altre magliette, non è che sono rimasto in canottiera. È rimasto a bocca aperta pensando a questo gesto. A volte chi è vicino a noi non chiede tanto, non chiede nulla, un abbraccio, un buongiorno, Dio ti benedica. Non è che abbiamo bisogno di chissà che cosa, eh? E forse abbiamo dimenticato che queste sono le cose più importanti nei rapporti con il prossimo, non i soldi, né le macchine potenti, né il potere, né queste cose fanno l'amicizia. L'amicizia la fa l'affetto, il condividere il dolore, quello fa l'amicizia. E quando qualcuno condivide il suo dolore con noi, riteniamoci privilegiati, perché oggi nessuno apre il suo cuore e racconta quello che c'ha nel cuore, perché ci hanno abituati così, a essere diffidenti, ma non è così con il Signore. Confidiamo gli uni con gli altri e confidiamo con il Signore, perché Lui ci ha messo qui apposta, come mi ha scritto un mio amico in settimana: tu sei come un faro nella notte per me. Io non sono un faro, è il Signore. Perché noi parliamo da parte del Signore, non da parte nostra. E proprio di sentimenti voglio parlare stamattina. Sì, proprio di sentimenti, quelli veri, quelli veri, puri. Non parliamo della gelosia, dell'odio, noi parliamo dell'amore di Cristo, della tristezza, della depressione a volte. Parliamo anche della disillusione che abbiamo avuto durante la nostra vita. E a questo proposito volevo leggere con voi dall'Evangelo di Giovanni al capitolo 11, i versetti da 32 a 36, e poi prenderemo anche Luca 19, 41 e 42. E appena Maria fu giunta dove era Gesù e lo ebbe visto, gli si gettò ai piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Parlava di Lazzaro, eh? Quando Gesù la vide piangere e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse: dove lo avete deposto? Essi gli dissero: Signore, vieni a vedere. E qui questo verso, verso 35, che dice: Gesù pianse. Perciò i giudei dicevano: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dicevano: non poteva lui, che ha aperto gli occhi al cieco,
far sì che questi, che Lazzaro non morisse. C'è sempre qualcuno che deve suggerire al Signore come deve fare e che cosa deve fare, eh? È sempre qualcuno. Invece Luca, leggiamo a Luca 19, 41 e 42. E quando fu vicino, vedendo la città, pianse su di essa. Questa città è Gerusalemme, eh? Quando vedendo la città camminava dalla Samaria verso Gerusalemme, quando vide la città pianse su di essa dicendo: oh, se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi. Casualmente, e non è, credo che non sia un caso, questa settimana abbiamo, e Giuseppe l'ha accennato prima, abbiamo visto quello che sta succedendo in Medio Oriente, in Israele, nella striscia di Gaza e nei popoli che vivono lì. Voi pensate che Gesù pianse solo 2000 anni fa? Gesù sta piangendo ancora oggi per quelle zone, per quei suoi fratelli che ancora soffrono. Ancora sta piangendo per questo mondo derelitto. Ancora piange. E gli tocca piangere per vedere quello che l'uomo è capace di fare. Gli tocca piangere, per forza gli tocca piangere, perché non abbiamo imparato niente. Siamo solo capaci a distruggere noi stessi e gli altri. Questo è l'uomo, eh? Attenzione. Ma perché Gesù piange? Perché Gesù piange ancora per questo mondo? Forse in questo episodio il primo piange per il suo amico che era morto da 4 giorni? Oppure sta piangendo per qualche altro motivo che noi non riusciamo a capire, perché la sua reazione è stata particolare. Non si è disperato perché il suo amico era morto, ma fremette dentro di sé. E Gesù fa ancora oggi con noi la stessa cosa. Io è da tanto tempo che sono con voi e voi ancora non avete imparato. Gli tocca sempre ritornare sulle stesse cose, ogni volta ci deve prendere per l'orecchio e dire: ma che hai fatto? Perché hai fatto così? Perché ti devo sempre riprendere e farti tornare indietro su quello che combini? E così sta succedendo, eh? Dio ci deve riprendere. Ma Gesù pianse. Ed è un uomo che mostra i suoi sentimenti. Non ha maschere, non ha filtri. Lui è sempre sincero in ogni sua manifestazione. Sì, per quello noi ci fidiamo di lui, perché lui fa quello che dice. Non un'altra cosa, non è come noi che diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. Lui fa quello che dice. Certamente Gesù piange per due situazioni completamente diverse tra di loro. Qui sta piangendo per il suo amico che è morto e per i suoi familiari, amici suoi, ma sta piangendo anche per Gerusalemme, che purtroppo non l'ha riconosciuto come Messia, non l'ha riconosciuto come Salvatore, e oggi, scusate se lo dico, ne paga le conseguenze di questo non riconoscerlo. Che sia ben chiaro questo punto: finché non si riconoscerà che Cristo è il Figlio di Dio che può salvare il mondo, nulla cambierà. Nulla. Qui abbiamo tanti fratelli e sorelle che
prima di conoscere il Signore avevano un'altra vita, completamente diversa da quella che hanno oggi. E questi fratelli e queste sorelle, un certo giorno, hanno fatto un'esperienza personale con il Signore e il Signore li ha cambiati completamente. Ora fanno un'altra vita. Ditemi che non è così. Qualcuno, se qualcuno ha conosciuto il Signore e non ha cambiato vita, me lo dica in questo momento. Sì che hai cambiato vita, perché è Gesù che l'ha fatta cambiare, perché Lui è entrato nel tuo cuore proprio per cambiare la tua vita. E dicevo che Gesù non si vergogna di mostrare i suoi sentimenti e dimostra anche tutta la sua umanità. Quindi, caro amico e amica che stai qua o che stai guardando dal tuo computer o dal cellulare, possiamo fidarci di Gesù con tutto il nostro cuore, perché Lui sa di cosa hai bisogno questa mattina. Lo sa perfettamente. Sei ansioso? Lui ti vuole dare pace. Sei depresso? Lui ti vuole liberare. Sei triste? Lui ti vuole dare gioia, una gioia che non hai mai provato prima, se lo accetti come personale salvatore. Quando io ricordo come ero io, ricordo anche come Dio me ne tirò fuori. E questa è la cosa più importante. Dio non crea false aspettative. Non mi ha detto saranno tutte rose e fiori. E infatti, come dice in Giovanni 16, versetto 33, dice: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Ecco dove sta la nostra sicurezza, dove sta la nostra pace. Gesù ha vinto il mondo, nonostante che siamo tribolati in questo mondo. È così. Nessuno è esente dalle tribolazioni. Questa è una promessa sicura, certa. Chiunque affida la sua vita a Dio per mezzo del suo Figlio Gesù Cristo non sarà mai, mai deluso. Mai. Non come fanno gli uomini e le donne. E le donne. Che sia ben chiaro, non è che gli uomini deludono, le donne no, anche le donne deludono. Scusate la battuta, ma era doverosa, perché noi per par condition, come dice mia moglie, ma quando si diciamo uomini, diciamo l'umanità, certamente. Gesù piange per questo mondo in guerra. Gesù piange per l'uomo che non è capace di, scusate questa, ma questa la devo dire, che non è capace di essere umano. Noi siamo esseri umani e non siamo capaci di essere umani. C'era una canzone, mi pare, un po' di tempo fa. Credo negli esseri umani di essere umani, diceva questa canzone. Vedi, Elisabetta la sa. Gesù piange, e questo è un altro motivo per cui dovremmo riflettere. Gesù piange per l'intera umanità che ancora fa differenze tra gli uomini. Tu sei nero, tu sei bianco, tu sei giallo, tu non sai parlare, tu sei zoppo, tu sei cieco. Tu non capisci niente, tu da dove vieni fuori, chi ti ha dato quest'ordine, chi ti ha elevato, chi ti ha reso quello che sei. Questo fa l'uomo, continua a giudicare continuamente.
Ecco perché siamo combinati così. Se la smettessimo di giudicare il prossimo e pensassimo un po' ai guai nostri prima di giudicare il prossimo, sapete quanti problemi in meno ci sarebbero a questo mondo? E poi ne dico un'altra: se invece di giudicare il prossimo lo aiutassimo, questo prossimo, perché quando noi aiutiamo il nostro prossimo, aiutiamo noi stessi. La sapete? Quando tu aiuti un tuo amico in difficoltà, non stai aiutando solo il tuo amico, stai aiutando te stesso, perché hai tolto un altro problema da questo mondo. Quindi se ognuno di noi facesse questo, questo mondo avrebbe meno problemi e si potrebbero affrontare insieme invece di chiudere gli occhi e giudicare senza sapere. Gesù non giudica. Gesù non giudica. Nemmeno se non lo accetti come personale salvatore, non ti giudica. Ma la parola di Dio ti giudica e ti compunge di peccato. Questa è la differenza. Tu lo sai quello che hai fatto, lo sai benissimo. Quindi stamattina è arrivato il momento che lo confessi a Dio e chiedi perdono a Dio direttamente di questi tuoi atteggiamenti e comportamenti. Se pensi di essere superiore a qualcun altro, hai sbagliato tutto. Abbiamo imparato, che mentre lui non ha guardato alle nostre brutture, lui ha dato la sua vita sulla croce per salvare questo mondo alla deriva, non ha guardato a nessuno dei nostri peccati e si è immolato come agnello sacrificale senza macchia e senza peccato. Su quella croce con il suo sangue ha lavato il nostro peccato. Noi eravamo degni di stare su quella croce, non lui. E ancora oggi è così. E qualcuno lo prendeva in giro: scendi di croce, visto che dici che sei figlio di Dio. Riflettiamo su queste cose, perché questo fa il mondo, continua a giudicare senza sapere. Non conosce Dio per niente, non conosce la vera essenza di Dio. Abbiamo imparato che nella vita le parole hanno un peso. A volte queste parole graffiano l'anima, a volte queste parole fanno male e a volte distruggono ogni volontà. È vero, eh? Attenzione, non sto dicendo niente che non sia vero. Cioè, noi siamo capaci di distruggere il nostro prossimo con le cattiverie, con le cose peggiori. Signore, dove ce ne andremo noi? Solo Tu hai parole di vita e di vita eterna. Dove ce ne andremo senza di Te? A volte Dio ci ferma per il nostro bene, ci mette degli impedimenti perché dobbiamo ragionare sulla nostra condizione. E questi impedimenti non sono a caso, non vengono casualmente, avvengono perché noi li abbiamo attirati su di noi, ma Dio li ha permessi affinché ragionassimo, se mai riusciremo mai ad arrivare a ragionare e a capire che solo in Gesù c'è la salvezza. E questi ostacoli, impedimenti, a volte ci sembrano proprio impossibili da superare, proprio sembrano delle montagne insuperabili. Non essere, perdonatemi, ma sento in giro tanta paura in giro, è così,
Come fai a rimanere indifferente quando qualcuno ti chiama e dice sto perdendo la vista? Mi è successo questa settimana. Come fai a rimanere indifferente quando un ragazzo di 15 anni si arrampica su una scuola al quinto piano e si vuole buttare di sotto perché si sente solo? Un altro fatto vero, che non è uscito sui giornali, ma io lo so, perché me l'ha raccontato una cara sorella. Come fai a rimanere indifferente quando tuo marito o tua moglie soffrono di depressione e tu non ce la fai più ad andare avanti? Come fai a rimanere indifferente quando la cattiveria dell'uomo crea delle macchine di distruzione per distruggere altri uomini? Come fai a rimanere indifferente? Per questo Gesù piange. Per questo motivo Gesù ancora piange oggi, per colpa nostra. Come fai a rimanere indifferente quando un marito picchia la moglie, la vuole uccidere insieme al suo bambino? E grazie a Dio questa donna si è rifugiata da una sorella che l'ha aiutata e l'ha salvata. Come si fa a rimanere indifferenti a tutte queste notizie? Per questo c'è tanta paura. Ma se conoscessimo la vera natura di Dio e del suo sacrificio su quella croce, non avremmo più paura. Gesù non ha avuto paura. Lui è andato fino in fondo, È andato fino in fondo. Non è tornato indietro, è arrivato a metà strada, ha detto no, io non me la sento di sacrificare la mia vita per voi. No, lui è arrivato fino all'ultimo, proprio all'ultimo. Tanto è che è arrivato fino alla morte, dove è stato bloccato per 3 giorni e 3 notti. La morte lo voleva bloccare, lo voleva annientare, ma non c'è riuscita. Dov'è il tuo dardo, o morte? Dov'è? Gesù è risuscitato. Per te e per me. Un giorno lo hai accettato come personale salvatore perché lui è risuscitato dalla morte. Altrimenti non saremmo qua. È vero? Sorella Giulia. Sapete, oggi la Chiesa, lo accorcio un po' perché avevo un'altra 2 o 3 pagine, ma non mi pare il caso, perché purtroppo alle 5 di mattina mi sveglio e comincio a pensare, e quindi la penna va, e che scrivo, beh, queste altre 2 pagine magari un'altra volta, ce n'è per un'altra, dai. Gesù ha subito ogni offesa ed ogni torto, ma non si è ribellato. Proprio per salvare te e me. Sì. Il messaggio della Chiesa moralizzatrice ha escluso invece di includere. Mo' veniamo alle cose forti. Perché adesso abbiamo detto le carezze, ma adesso vengono quelle forti. Lo ripeto, il messaggio moralizzatore della Chiesa ha escluso invece di includere, perché invece di far sentire le persone accolte, le ha fatte sentire colpevoli. Tu sei un peccatore, tu sei qui, tu sei lì. Come se commettere errori fosse senza rimedio. Ormai ce lo siamo giocato. Oramai quella donna lì, oramai non è più recuperabile. Chi l'ha detta sta cosa? Questo è il pensiero moralizzatore della Chiesa, Chiesa, ok? I ben pensanti, quelli che non hanno bisogno del medico,
i farisei, i sadducei, i maestri del tempio, quelli che non hanno bisogno del medico, dicono che oramai sei un gran peccatore e quindi non c'è rimedio per te. Questi qua lo dicono, e l'hanno detto anche il tempo di Gesù. Ah, guardatelo, frequenta le prostitute e i ladri. Lo hanno accusato di fare questo. Pensate se non lo fanno con noi, che non siamo nessuno. Ma secondo voi, noi in chi dobbiamo confidare? Nell'uomo o in Dio che ci ha salvato dal nostro peccato? Che nessuno poteva farlo, Il prezzo di questo peccato è stato già pagato. Non lo devi pagare tu. Non c'è bisogno che lo paghi continuamente nella tua vita. Già è pagato il prezzo. Quindi prima ti liberi di questo peso che porti, prima riceverai questa salvezza che è gratis, che non è da pagare nulla. Non ci sono le rate da pagare ogni mese per questa salvezza. È già pronta, lì, ti sta aspettando. Tocca solo a te decidere. Gesù non ti forza. Questa vita è un deserto per te? Forse. Nessuno ti abbraccia? Nessuno ti vuole bene? Beh, Gesù vuole abbracciarti con il suo amore infinito. Nessuno si cura di te, nessuno si cura della tua solitudine. Senti il peso del peccato che ti sta portando fuori? Gesù ti vuol far sentire il suo affetto. E torniamo a quello che volevo dire all'inizio, che abbiamo cominciato a dire, i sentimenti. Gesù ti vuol dare il suo affetto. Abbi fiducia che Gesù oggi vuole guarirti dalla tua solitudine, dalle tue disillusioni, dalla tua tristezza, dalla tua paura. Il messaggio è sempre valido, sempre, in qualsiasi ora del giorno e della notte, quando tu decidi di accettare il suo messaggio, lui è sempre pronto, non sta aspettando che, scusate lo devo dire, che ti fai 7-8 pellegrinaggi prima di intervenire. C'è bisogno che vai in giro chissà dove, pensando che magari prendendo un po' di acqua dal fiume Giordano, portandotela a casa, quella ti possa coprire. Non funziona così. Non funziona così. Non dobbiamo diventare superstiziosi con le cose di Dio. Oggi dobbiamo combattere la superstizione che si è infilata anche tra i credenti. È così. Ma a chi crediamo noi? Ah, se Dio facesse così allora sarebbe successo quest'altro. Ma noi possiamo comandare a Dio di fare qualcosa? O non sarebbe il caso di dire: Signore, nella tua volontà sia fatto come tu vuoi? Vado ancora di più? Ne do un'altra? Non sono io, attenzione, è lo Spirito Santo che parla, il messaggio non è mio, quindi non ve la prendete con me. Dobbiamo aprire gli occhi, fratelli, perché ce li stanno chiudendo a forza di farci vedere cose che non esistono, chimere, cose assurde. Adesso la mascherina, domani no, dopodomani di nuovo. Adesso guarda lì, guarda quell'altro, girati a destra, girati a sinistra, sei giallo, sei verde, sei rosso, non si capisce più niente.
e noi andiamo appresso a tutte queste cose, eh? Sapete perché ci andiamo dietro? Perché abbiamo un po' dimenticato che il Signore è il Signore della nostra vita e Lui deve guidare i nostri passi uno ad uno, tutte le nostre scelte. Attenzione, eh? Attenzione. Siamo noi che decidiamo, non Dio. Noi decidiamo. Dio è misericordioso e c'ha sempre misericordia di noi. Quindi stamattina il messaggio non è solo per chi ancora non ha accettato il Signore, ma anche per chi da molti anni conosce il Signore e lo serve. Molti stanno aspettando una risposta da Dio. Molti. È vero, eh? Da quanto tempo stai aspettando questa risposta da Dio? Quanto tempo è che aspetti che il Signore ti risponda? La risposta del Signore non tarderà. Sta arrivando, ma dipende da te, non dal Signore. Quanto sei disposto a mollare, a mettere da parte te stesso, come ho già detto altre volte, è tutto lì, eh? Non ci sono tante storie, è tutto lì. Quanto sei disposto a lasciare te stesso da una parte, lasciare operare il Signore, perché allora lì arriverà la risposta. Semplice. Sento ultimamente parlare di risveglio nella Chiesa. E adesso diamo l'ultima, e questa è l'ultima, eh? D'accordo? Scusate. Ma vi voglio svelare un fatto molto noto, ma nessuno ci pensa. I grandi fiumi nascono da piccole sorgenti. Un grande fiume non è che è subito un grande fiume, eh? Nelle profondità della terra nascono queste piccole sorgenti, oppure dalle rocce montane, e piano piano si uniscono, convogliano in un ruscello che poi diventa un torrente, che poi diventa un fiume e poi diventa fiume impetuoso che con la sua forza può distruggere ogni cosa. Beh, il risveglio comincia proprio così. Il risveglio comincia da un piccolo gruppo di persone, e che Dio possa far nascere questo risveglio in questa chiesa o nelle piccole chiese dove ci sono tanti fratelli che sono abbandonati a loro stessi, e tutti insieme far rinascere un risveglio. Ognuno di noi è una piccola sorgente dello Spirito Santo. Sapete perché? Per adempiere alla chiamata di Cristo al servizio. Non pensiamo solo a noi stessi. Cristo ci sta chiamando a servirlo con tutto il cuore. La nostra piccola sorgente, unita ad altre piccole sorgenti, Giuseppe? Però non ci forza il Signore, eh? Il Signore ci mette davanti quelli con cui dobbiamo stare. Sì, sì. Ah, ma io vado in quella chiesa lì. Va bene. Ma Dio ci mette davanti quelli con cui dobbiamo stare e per i quali dobbiamo pregare. Dentro casa tua ci sono persone che non conoscono il Signore. Dentro casa nostra ci sono persone che non conoscono il Signore. Quella è la tua chiesa, prima di tutto. Tutti vogliamo fare i missionari, i pastori. Tutti vogliono fare i ruoli importanti.
non funziona così. E adesso dico l'ultima. Il vostro pastore non è un superuomo. Il vostro pastore non è un superuomo. Lo ridico? Il vostro pastore non è un superuomo che quindi prende tutto quello che gli dicono e se lo fa scivolare addosso e non importa nulla, potete anche dirmi tutto quello che volete. Anche lui soffre come soffriamo noi. E non è perché c'è Giuseppe, mio amico da tanti anni, che sta qui davanti che lo dico. I pastori sono persone che soffrono come tutti gli altri. Anzi, brava Elisabetta, a volte soffrono di più perché si devono caricare dei pesi anche degli altri, perché ne sentono di tutti i colori. Ma quando è che impareremo a camminare con le nostre gambe? Quando è che cominceremo a camminare con le nostre gambe come fa il nostro Christian che corre di qua e di là e non si stanca mai? Eh? È vero Christian? Che fa impazzire nonno e nonna, tutti quanti, tua mamma, eh? Ci avessimo l'energia che c'ha Christian, che ci insegna che nel Signore, nel Signore c'è un'energia, nel Signore c'è potenza, nel Signore c'è forza, nel Signore c'è perdono, nel Signore c'è la vita eterna. Quindi ricordiamoci, quando abbiamo un lamento, facciamolo al Signore, non disturbiamo il pastore per ogni cosa. Ma se scotta la pasta, mi ha bruciato la cappa della cucina per ogni problema, mi sono bucate le gomme, non sono potuto venire al culto, il mio vicino c'ha la musica alta, mi dà fastidio, sì capita, vedi, senza sapere, Giulia, per piacere, cresciamo, diventiamo adulti nel Signore, non siamo sempre bambini che ci hanno bisogno del lattuccio, questo lattuccio, questo qui, questo latte spirituale, questo deve diventare pane vero, attenzione, pane vero, no sempre latte, basta, anche i denti da latte cadono un bel giorno e metti quelli buoni per mordere la carne, per masticare, altrimenti non puoi andare avanti al latte e basta, nemmeno fisicamente ce la fai. È così col Signore. Quando è che cresciamo e la smettiamo di lamentarci? Quindi ripeto, il pastore non è un superuomo, il pastore ha bisogno delle nostre preghiere così come noi abbiamo bisogno delle sue preghiere. Eh sì, Elisabetta dice già finito, purtroppo sì, è mezzogiorno e cinque credo, no? La prossima volta il culto lo cominciamo alle 9:30. Elisabetta? No, che ti addormenti, dai. Ma hai premesso che oggi non ti addormentavi, eh? Bene, sono contento. E gloria a Dio davvero. Il Signore è buono. Il Signore ci ama di un amore eterno. Vi voglio raccontare molto brevemente, l'ultima storia. Ce l'ho il tempo, giusto Giuseppe? Mi pare che stamattina nessuno se ne vuole andare, scusa, approfittiamo, no? Di solito vogliono andare tutti via subito, c'ho da fare. Ecco, vedi, Giulia si è catturata mia moglie, ciao.
Un paio d'anni fa sono andato a Milano in una riunione di un'associazione cristiana e riportavo indietro una cinquantina di Bibbie in spagnolo che dovevo poi portare in un viaggio successivo in Spagna, a Barcellona. E quindi avevo prenotato il treno di ritorno alle 9:30, all'1:30, alle 13:30, ma io sono arrivato alla stazione alle 9:30, quindi ci avevo 4 ore davanti. E ho cercato di cambiare il biglietto per prendere il treno prima, ma il treno prima sembra che era pieno, non si poteva cambiare sto biglietto. Insomma, cambia l'impiegato che cambiava i biglietti, vado di nuovo a chiedere a questa signorina, dice sì, guardi, si è liberato un posto, se lei vuole le cambio il biglietto, non c'è problema. E così sono riuscito a partire 2 ore prima invece di stare lì. Insomma, salgo sul treno, per farla breve, e mi siedo nel mio posto. Dietro di me si siede una signora con un ragazzo, parlavano in spagnolo questi due. Io mi giro e gli dico buenos dias, cioè solo ho detto buongiorno nel treno. Ah, ma lei parla spagnolo, eh? Abbiamo cominciato a parlare. Bene, io mi sono girato nel mio sedile e sono stato da Milano a Firenze a parlare con questa signora. E sorpresa delle sorprese, questa signora a un certo momento, non so come siamo andati a finire nel discorso, ha cominciato a piangere in treno. E piangeva. E ho capito che questa signora era una sorella che si era allontanata dal Signore per qualche anno, credo di Santo Domingo, se non ricordo male. Bene, questa signora ha cominciato a piangere e lei non sapeva che io ero un cristiano e gli dico così, gli dico, guarda, io non dovevo stare su questo treno, perché avevo il treno all'1:30, non alle 11:30. Evidentemente il Signore ha permesso che io stessi su questo treno perché dovevo proprio parlare con te, perché tu avevi bisogno di tornare al Signore e il Signore mi ha fatto salire su questo treno per te. E lì ha continuato a piangere ancora di più. Ho capito, non vi racconto tanti particolari perché una vita difficile. Insomma, sono circa 2 anni che sono in contatto con questa sorella che è ritornata al Signore, Dio lo sa chi mette davanti sulla nostra strada. A volte pensiamo che le cose succedono per caso, ma non è così. Dobbiamo essere sempre pronti a rispondere alla chiamata. Eh? Tutti siamo chiamati, eh? Tutti. Non è solo il pastore o l'evangelista, tutti siamo chiamati a rispondere, come ho detto alla fine qui, alla chiamata al servizio. Quindi, in questa mattina, Signore ti vuol salvare, ti vuol liberare e ti vuol liberare dal peccato. Così come Gaetano ha chiamato quel bellissimo cantico, Signore guariscimi dal peccato, così il Signore vuole fare stamattina. Ma il Signore ti sta chiamando a servirlo meglio, dedicando del tempo a chi sta intorno a te, perché noi siamo la luce del mondo e non è un vanto, è per grazia di Dio se siamo la luce del mondo, perché un giorno quella luce è arrivata nella nostra vita e ha cambiato la nostra vita. Oggi è il tempo della grazia ancora. Non sappiamo quanto può durare, guardatevi intorno. Gesù piange ancora per i nostri atti, Gesù piange perché vede l'umanità derelitta, ma Gesù è anche contento per vedere quanti
in questo mondo lo hanno accettato come personale salvatore, e lui si rallegra, e per la gioia, credo che è scritto in Ebrei, non guardò al sacrificio, ma per la gioia di vedere me e te guariti e salvati, arrivò fino all'ultimo, dando la sua vita sulla croce. Fratello Giuseppe, vieni. Il Signore ci benedica insieme. Preghiamo gli uni per gli altri, perché è necessario, eh? Amen. Signore, ti ringraziamo perché ci hai fatto riflettere su ciò che siamo e su ciò che dovremo essere ancora. E questa mattina ti vogliamo chiedere: trasforma ciascuno di noi e quanti ci stanno seguendo nel web. Trasformaci con la tua potenza, con la tua grazia, dacci nuove forze, perché il tempo è giunto che le persone hanno bisogno di una parola di conforto, non soltanto silenzio, ma qualche parola di conforto. E sta capitando, come a me ieri sera, una telefonata, come al fratello François, a tutti, all'improvviso qualcuno chiama, ha bisogno, e dobbiamo essere pronti. Signore, preparaci per ogni occasione. E grazie per questa mattinata che abbiamo passato insieme in comunione fraterna. Signore, accompagnaci alle nostre case, rimani con noi. Noi ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Cantiamo un ultimo cantico mentre il fratello Eric raccoglierà l'offerta. Gloria a Dio. Date i numeri, sì. 156, l'uomo di Galilea sta passando qua. Allora. Vieni che ti tocchi e Gesù ti guarirà. Vieni che ti tocchi e Gesù ti guarirà. L'uomo di Galilea sta passando qua. Chiedili che ti tocchi e Gesù ti salverà. Gloria a Dio, grazie a tutti voi per la pazienza, e continuiamo a pregare gli uni per gli altri, come è stato detto. Amen. Ed approfittiamo dell'occasione, un istante solo. Ieri anche a me mi è arrivata una telefonata di un fratello di Napoli che ha una bambina di 12 anni in grande difficoltà. Voglio dirvi altro, lui mi chiedeva: che devo fare, pastore, che posso fare per questa bambina, mia figlia, che come vede una Bibbia
scappa via. E voi potete immaginare, dobbiamo pregare. Amen. Amen. Signore, preparaci per ogni occasione, ti abbiamo detto, veramente riempici del tuo Spirito Santo. Accompagnaci a casa nostra, la tua pace regni nei nostri cuori. Amen. E benedici i vicini lontani, coloro che sono in difficoltà. Questa bambina davanti a te, al trono Amen. Della tua grazia stamattina, Amen. Signore, voglia tu liberarla. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Pace a tutti. Signore vi benedica. Grazie. Pastore. Prego. Quando finisce la diretta, che Natalino voleva comunicare il bilancio di questo mese. Sì, chiudiamo le trasmissioni. Okay. Amen. Grazie, grazie. Gloria a Dio.